Benvenuti nel mio canale dove imparerete a conoscere il Feng Shui e come armonizzare la vostra casa. Oggi vedremo la relazione tra l'albero della vita e il Feng Shui. L'albero della vita e il Feng Shui sono due grandi alleati, poiché l'albero della vita e l'albero dell'abbondanza sono due simboli ampiamente utilizzati nel Feng Shui. Sia l'albero della vita che l'albero dell'abbondanza sono considerati due potenti attivatori del Feng Shui. Nel caso dell'albero della vita, si tratta di un simbolo potente che ci ha accompagnato nel corso dei secoli, ma qual è il significato dell'albero della vita? Come possono le immagini dell'albero della vita aiutarci nel Feng Shui? Sapevate che esiste una variante dell'albero della vita che è l'albero dell'abbondanza? In questo articolo spiegherò la relazione tra questi due simboli, e perché nel Feng Shui sono considerati due ottimi attivatori. I simboli nel Feng Shui. Nel corso della storia, nelle diverse culture, paesi e religioni c'è qualcosa che ha sempre accompagnato l'essere umano, ovvero la simbologia. I diversi simboli e rappresentazioni ci hanno sempre accompagnato. Come si dice di solito nel Feng Shui, gli oggetti, le immagini, i simboli non funzionano da soli, ma grazie al significato che diamo loro. Ecco perché possono essere così potenti. Spesso questi simboli, come l'albero della vita, possono essere confusi con qualcosa di esoterico, mistico o magico. Tuttavia, invito a riflettere, dove finisce il misticismo e dove inizia la scienza? Ciò che anni fa poteva sembrare magia oggi è scienza, e probabilmente ciò che oggi sembra magia domani farà parte della scienza. Perché l'unica cosa che differenzia il mistico dallo scientifico, è la possibilità di dimostrarlo o meno attraverso la scienza. Pertanto, giungiamo alla conclusione che forse ciò che oggi ci sembra magia è semplicemente scienza che non siamo ancora riusciti a dimostrare. E dopo questa riflessione, vorrei condividere con voi una citazione molto popolare che ricordo sempre, che recita così: getta via la chiave che chiude le menti e apri la mente che trova le chiavi, perché solo così potrai assaporare ogni momento della tua vita. Significato dell'albero della vita. Nel caso dell'albero, a livello simbolico è sempre stato presente in diverse religioni, culture e tradizioni. E tutti hanno in comune lo stesso significato. Questo significato può essere compreso con una citazione di Carl Jung. Carl Jung è stato uno psichiatra e psicologo svizzero del XX secolo, considerato il padre della psicologia analitica o del profondo. Ha sviluppato teorie che hanno rivoluzionato il mondo della psichiatria e della psicologia, come la teoria dell'inconscio collettivo o degli archetipi, tra le altre. Carl Jung diceva: "Nessun albero cresce in paradiso senza che le sue radici raggiungano l'inferno". L'albero rappresenta la dualità crescendo in entrambe le direzioni, verso la terra e verso il cielo, simboleggiando così la connessione tra cielo e terra, nonché tra visibile e invisibile, tra luce e oscurità. Come lo yin e lo yang del Feng Shui, i due estremi si susseguono e si alimentano a vicenda. L'albero rappresenterebbe il ponte o l'unione tra i due estremi. Per questo motivo, a livello psicologico e spirituale, la rappresentazione dell'albero della vita è così potente. Forse per questo motivo, la sua immagine è stata così presente praticamente in tutte le culture e le religioni nel corso della storia. A livello psicologico e spirituale, l'albero della vita è un simbolo di automiglioramento. Le radici dell'albero rappresentano il lavoro interiore. D'altra parte, i rami che si protendono verso il cielo evocano la realizzazione, l'autorealizzazione o l'illuminazione. Sarebbe come riconoscere le nostre ombre per raggiungere la nostra luce. Immergersi nella propria interiorità. E avere il coraggio di vedere quelle parti di noi stessi che a volte ci rifiutiamo di riconoscere. Come disse anche Carl Jung, l'anima si nutre della notte oscura. Questo significato attribuito all'albero della vita come simbolo di automiglioramento è dato anche dai cambiamenti che l'albero subisce durante ogni stagione. Per cui in autunno perde le foglie per rinascere in primavera.
È quindi un simbolo di adattamento al cambiamento, di superamento delle difficoltà, nonché della capacità di rinnovarsi e di rinascere. D'altra parte, l'albero della vita ha rappresentato anche la famiglia, perché quale miglior simbolo di radicamento se non l'albero? Un albero che crescerà da un seme e finirà per portare i propri frutti e nuovi semi. Infatti, un modo molto utilizzato per rappresentare i nostri antenati e le nostre origini è il cosiddetto albero genealogico, in cui la famiglia è rappresentata dai frutti dei rami di un albero. L'albero della vita nella storia. L'albero della vita ci ha accompagnato nel corso della storia ed è stato presente in diverse culture e tradizioni. Per gli egizi l'albero conteneva il mistero della vita e della morte. Per i buddhisti l'albero è un simbolo dell'illuminazione, poiché Buddha si sedette sotto un albero quando raggiunse l'illuminazione. L'albero della vita celtico è associato all'eternità in quanto è rappresentato con nodi che simboleggiano il ciclo infinito. Nell'antica Cina, l'albero della vita era rappresentato dall'immagine della fenice e del drago e rappresentava anche la vita eterna. Alla base dell'albero c'era il drago e sopra l'albero era raffigurata la fenice. Il drago è un simbolo di immortalità e la fenice rappresenta la rinascita. Anche nell'antica Cina gli alberi venivano rappresentati con monete sui loro rami, il che avrebbe dato origine all'albero dell'abbondanza, di cui vi parlerò. L'albero della vita e il Feng Shui. L'immagine o la rappresentazione di un albero della vita può essere eccellente per potenziare l'area Bagua della salute e della famiglia. Perché l'albero della vita dovrebbe aiutarci a migliorare l'area Bagua della famiglia e della salute? Perché, come ho già detto, l'albero simboleggia la famiglia e il radicamento. Una famiglia solidale e protettiva simboleggia le radici dell'albero. Più forti sono le radici, più alti e sani saranno i rami. Inoltre, l'area Bagua della salute e della famiglia è associata all'elemento legno. Gli alberi e le piante rappresentano l'elemento legno. Quindi incorporando una rappresentazione di un albero, in quest'area del Bagua rafforzeremo anche l'elemento a cui è collegato. Pertanto, collocare una rappresentazione dell'albero della vita nell'area Bagua della salute e della famiglia la rafforzerà per ciò che simboleggia e per il suo elemento, il legno. Break. Time uguale 0,5 secondi. Esiste un'altra area del Bagua, anch'essa legata all'elemento legno, in cui sarebbe ideale collocare una rappresentazione dell'albero della vita o dell'albero dell'abbondanza. Si tratta dell'area Bagua della prosperità e dell'abbondanza. E perché questi simboli ci aiutano a migliorare l'area Bagua della prosperità e dell'abbondanza? Come abbiamo già visto, l'albero rappresenta la crescita, una crescita che, sebbene lenta, è continua nel tempo. Perché da un semplice e minuscolo seme può crescere un albero grande e rigoglioso? D'altra parte, l'albero è stato messo in relazione con l'abbondanza. In quanto ci offre i suoi frutti e i suoi fiori, serve da riparo e da cibo per insetti e animali. Ci forniscono ossigeno e ci offrono ombra e protezione. Per questo motivo, l'albero è stato tradizionalmente un simbolo di abbondanza. Come abbiamo visto in precedenza, nell'antica Cina gli alberi venivano rappresentati con monete sui loro rami. Oggi le rappresentazioni dell'albero dell'abbondanza sono molto diffuse nelle case. Anche questo sarebbe ideale da collocare in questa zona del Bagua. L'albero dell'abbondanza si trova spesso ornato di monete ed è molto apprezzato anche dalle gemme. Quelle più consigliate per aumentare la prosperità sono le pietre di giada, l'ametista o l'albero della fortuna d'oro. Nel Feng Shui, minerali come la giada e l'ametista sono legati alla prosperità, così come il colore oro. Su alcuni di questi alberi è incisa la parola ricchezza. Pertanto, collocare una rappresentazione dell'albero dell'abbondanza nell'area Bagua della prosperità è molto positivo, in quanto rafforzerebbe quest'area del Bagua per tre motivi principali. Il primo motivo è che la rappresentazione di un albero darà potere all'elemento legno, con cui quest'area del Bagua è collegata. Il secondo motivo è che a livello simbolico l'albero stesso rappresenta un potente simbolo di abbondanza.
Il terzo motivo è che l'albero Feng Shui dell'abbondanza rafforzerà ulteriormente l'area Bagua della prosperità, grazie ai colori, alle gemme e alle monete di cui è adornato. Di conseguenza, l'albero dell'abbondanza del Feng Shui sarebbe un potente attivatore per aiutarci ad attivare la prosperità. Un'altra area del Bagua a cui la rappresentazione di un albero è spesso collegata è l'area Bagua della conoscenza e della cultura. In che modo l'albero della vita darebbe potere all'area Bagua della conoscenza e della cultura? L'area Bagua della conoscenza e della cultura è legata alla saggezza che deriva dall'esperienza della vita. Gli alberi simboleggiano allo stesso tempo la saggezza, l'adattamento ai cambiamenti e il miglioramento personale. In alcune pratiche spirituali, l'albero è legato al risveglio e all'illuminazione. L'area Bagua della conoscenza e della cultura è rappresentata dall'elemento terra. In questo caso, l'albero ha bisogno della terra per nutrirsi e crescere. L'elemento terra ci fornirà le qualità di radicamento e stabilità, due qualità intrinseche all'albero. Per questo motivo una rappresentazione dell'albero della vita può aiutarci quando vogliamo rafforzare anche l'area Bagua della conoscenza e della cultura. Potenziare quest'area del Bagua ci aiuterà, ad esempio, quando siamo in un processo di crescita personale. Finora abbiamo visto come le rappresentazioni dell'albero della vita possono aiutarci secondo il Feng Shui. Possiamo anche portarle con noi rappresentate, ad esempio, in un ciondolo. Quali sono i benefici di indossare un albero della vita? Portare con sé l'albero della vita, ad esempio in un ciondolo, ci mette in contatto con la sua energia e con ciò che simboleggia per ognuno di noi. Per alcuni può essere un simbolo di miglioramento personale. Per altri rappresenta una fonte di vita che porta energia e vitalità. L'albero della vita viene spesso indossato anche come amuleto di protezione. Come ho indicato all'inizio del video, gli oggetti non funzionano da soli, ma grazie al significato e alla forza che diamo loro. Se siete arrivati fin qui, vi ringrazio per avermi ascoltato. Vi chiedo di aiutarmi con un like e se vi piacciono i miei contenuti non dimenticate di iscrivervi. E fatemi sapere se avete domande.